Notizie dalla penombra, parliamo dei concorsi truccati. Quelli che adesso vanno per la maggiore sono quelli per la missione alla facoltà di medicina, no? Ha fatto molto scandalo, però è soltanto una piccola realtà che oggi viene messa a vostra conoscenza. Molti di voi non sanno, ad esempio, che ci sono delle cause in corso in Calabria perché ci sono oltre 500 medici strutturati, quindi operativi assunti in ospedale che di concorsi non hanno mai fatto nessuno, sono stati chiamati e poi sono passati a tempo indeterminato senza il vaglio concorsuale che è necessario per legge in Italia, se non in situazioni assolutamente d'emergenza, non so nemmeno se esistano più queste condizioni di emergenza. Ecco, questo è soltanto uno degli episodi. Questo dei concorsi di ammissione con un sacco di ricorsi c'è sempre stato. In Italia quando hanno aperto la facoltà di odontoiatria, ecco, sappiate, erano facoltà con pochissimi posti, 20, 25 posti al massimo, quindi c'era una guerra per arrivare lì. La sanità, come tante altre organizzazioni, è sicuramente un sistema che in Italia è gravato dal problema della raccomandazione, dal nepotismo. L'esempio di alcune università che praticamente sono governate da rami familiari interi, comprensivi di generi, nuori, nipoti e così via, è diciamo l'esasperazione di qualcosa che c'è sempre stato. D'altronde il sistema stesso con cui i reparti universitari per molti anni si sono mantenuti è stato quello degli studenti interni cosiddetti, cioè uno studente ancora all'epoca in cui studiava medicina andava a frequentare i reparti, offriva il suo aiuto, magari finita la laurea stava ancora lì un anno a lavorare gratuitamente, poi quando si doveva accedere al concorso per entrare nelle scuole di specialità, chiaramente si teneva in considerazione il lavoro di queste persone. Se non si fosse fatto, gli ospedali universitari sarebbero stati svuotati di molto personale gratuito che faceva comodo sicuramente a professori e ricercatori perché potevano garantire uno standard di qualità altissimo a costo zero e potevano permettere quindi al ricercatore medico che ha anche funzioni assistenziali, di poter avere molto più tempo da dedicare al laboratorio e allo studio piuttosto che ai letti in corsia. In questo senso ha fatto storia, o è forse un mito, io non sono in grado di controllare questo, un reparto molto importante all'Università di Padova in cui praticamente nessuno degli studenti interni era riuscito ad accedere alla scuola di specializzazione e si vociferava che i posti fossero tutti stati occupati da esterni, cioè da medici che non avevano mai frequentato il reparto, che però avevano alle spalle delle raccomandazioni che dicevano un'offerta che non puoi rifiutare. Beh, cosa è successo in quel reparto? Tutti gli interni, tutti gli studenti che erano lì a titolo gratuito, offrivano gratuitamente il loro servizio, presero le valigette e se ne andarono via e non arrivò nessun altro. Fu di lezione probabilmente per quel reparto, sempre rimanendo nel concetto di mito, sto raccontando una storia che non sono in grado di controllare, se ne parlava a suo tempo a Padova quando io ancora ero studente. Fu una lezione evidentemente anche per i professori della serie, ok, noi stiamo qui, lavoriamo. Ecco, vi rendete conto come anche in quel caso comunque la realtà concorsuale di ingresso alla scuola di specializzazione subisca una specie di droga, quindi chi ha frequentato un reparto per anni in qualche modo viene premiato. Lo stesso i concorsi fuori per i posti negli ospedali vedevano spesso vincere questo concorso chi questi reparti li aveva frequentati. Anche qui violando, se vogliamo, la realtà concorsuale, però era una situazione, se vogliamo, in qualche modo accettabile. Si accettava anche il fatto che una persona che frequentasse quel reparto assiduamente forse avesse imparato anche qualcosa di più rispetto a chi veniva da fuori e che in ospedale il piede non ci aveva ancora mai messo.
Diverso invece è la situazione pesante che si è creata successivamente. La situazione di cui si parla oggi è quella del politico, cioè se prima era una situazione clientelare, nepotistica, tutto quello che vogliamo che riguardava la classe medica, adesso la cosa si fa più ampia perché i poteri forti, anche quelli politici, sembra intervengano decisamente anche all'interno delle scelte di personale. E questo non è che cambi, se vogliamo, il senso della questione, solo che magari prima c'era una discrezionalità che era anche legata, forse, è da sperare, alla qualità, una scelta invece a prioristica decisa dal politico a favore di Tizio o Caio, probabilmente slegata dalla qualità della persona che viene raccomandata o che viene imposta in una data situazione. Per cui attenzione, non scandalizziamoci comunque di qualcosa che è sempre avvenuto. Se Grillo si è divertito a praticamente dire che la RAI è una grande famiglia, dimostrando che erano stati assunti figli, nipoti, gli zii, le nuore anche in quell'azienda, il nepotismo c'è nell'ambito probabilmente di tutte le professioni o di moltissime professioni. Ecco, quello che è pericoloso è che non sia nemmeno un minimo controllato. Ecco, forse abbiamo superato i limiti quando permettiamo che certe persone possano provenire dall'esterno imposte senza che ci sia un minimo controllo della qualità.